Guardie e ladri di Andrea Camilleri. Andrea Camilleri è uno scrittore siciliano, ha una storia, la sua è una storia di grande professionalità nell'ambito anche della sceneggiatura televisiva, prima di diventare uno scrittore famoso e prima di diventare uno degli scrittori più letti e originali del panorama degli ultimi decenni della letteratura italiana. Ecco, noi leggiamo questo racconto per esemplificare cosa vuol dire avere delle scelte stilistiche, cosa vuol dire quando in un racconto ci sono delle scelte stilistiche originali, delle scelte stilistiche che distinguono questo racconto da tanti altri racconti. Cioè noi leggiamo e immediatamente individuiamo un testo e diciamo questo è il testo di Andrea Camilleri, perché è scritto con uno stile particolarissimo. Questo stile particolarissimo è dovuto a delle scelte lessicali soprattutto. Le scelte lessicali sono provenienti dal siciliano. Quando Giovanni Verga scriveva i suoi racconti e i suoi romanzi, prendeva dal siciliano solo un colore o una sintassi, prendeva e italianizzava il siciliano, i proverbi, eccetera. Invece, quando Andrea Camilleri scrive i suoi racconti e i suoi romanzi, riprende pari pari il dialetto siciliano e alcune espressioni del dialetto siciliano. Quindi lo scopo di Andrea Camilleri è quello di darci l'immediatezza, la spontaneità della lingua, senza tradurcela tutta. Ci vuole lasciare una parte di sicilianità in questi racconti e in questi romanzi. È evidente, emerge questo chiaramente anche nel racconto Guardie e ladri, che adesso andiamo a leggere e a introdurre. Se non leggeremo tutto, lo terminerete poi a casa. Taninè, la moglie del giornalista televisivo Nicolò Zito, uno dei pochi amici del commissario Montalbano, era una femmina che cucinava a vento. Vale a dire che i piatti che approntava davanti ai fornelli non obbedivano a precise regole di cucina, ma erano il risultato più improvvisato del suo mutevole carattere. Ecco, questo personaggio di Taninè viene introdotto, abbiamo già notato le scelte lessicali particolari, quindi per esempio la mogliere invece della moglie, oppure una femmina invece che una donna, approntava invece di preparava, cucinava a vento, quindi in modo del tutto istintivo, estemporaneo e non programmato. Oggi ti avrei volentieri invitato a casa a mangiare da noi, aveva qualche volta detto Nicolò a Montalbano, ma purtroppo mi pare che non è cosa. Stava a significare che un filo di paglia era andato di traverso a Taninè. Per cui pasta scotta o cruda, carne dissapita o salata sino all'amaro, sugo al quale erano preferibili 3 anni di cui uno in isolamento. Ma invece, quando le spirciava, quando tutto era andato per il suo verso, che lume di paradiso! Era una bella femmina trentina, di carni sode e piene, che ispiravano agli uomini pensieri volgarmente terrestri. Ebbene, un giorno che Taninè l'aveva invitato a tenerle compagnia in cucina, dove mai ammetteva stranei, Montalbano aveva visto strammato la donna che preparava il condimento per la pasta incasciata, perdere peso, cangiarsi in una specie di ballerina che assorta si librava con gesti aerei da un fornello all'altro. Per la prima e ultima volta, tagliandola, aveva pinzato gli angeli. Speriamo che Taninè non mi guasti questa giornata. Termina questa introduzione in cui si spiega e si introduce il personaggio e poi si ritorna al presente, un giorno in cui Montalbano è stato invitato. È uno di quei giorni sì, perché ci sono i giorni sì e i giorni no con Taninè. Speriamo che Taninè non mi guasti questa giornata, si augurò il commissario mentre guidava verso Cannatello. Perché in quanto a salti d'umore manco lui scherzava. Attenzione, sottolineiamo questa frase, perché ci serve per capire il commissario Montalbano in generale. È presentato questo personaggio, poi magari avete visto anche voi gli sceneggiati con Luca Zingaretti che interpretava questo personaggio, come una persona molto particolare,
dice per esempio, che anche lui, in quanto a salti d'umore, non scherzava affatto. La prima cosa che la mattina faceva, appena susuto, era di andare alla finestra a tagliare il cielo e il mare che aveva a due passi da casa. Se i colori erano vividi e chiari, tale quale il suo comportamento di quel giorno. In caso contrario, le cose si sarebbero messe male per lui e per tutti quelli che gli fossero venuti a tiro. Insomma, un tipo un po' così, bisogna prenderlo com'è, questo commissario Montalbano. Ogni seconda domenica d'aprile, Nicolotta, Ninè e il loro figlio mascolo, Francesco, che aveva 7 anni, riaprivano ufficialmente la casa di campagna a Cannatello, ereditata dal padre di Nicolò. Ed era diventata tradizione che il primo ospite fosse Salvo Montalbano, un amico di famiglia. Per andarci, il commissario affrontava trazzere, mulattiere, polverosi viottoli che gli imbiancavano la macchina invece di pigliare la comoda a scorrimento veloce che l'avrebbe lasciato a 2 chilometri da Cannatello. Approfittava dell'occasione per ricrearsi una Sicilia sparita, dura e aspra, una riarsa distesa giallo paglia interrotta di tanto in tanto dai dadi bianchi delle casuzze dei contadini. Che bella questa descrizione della Sicilia. Io per esempio in Sicilia non ci sono mai stato, ma i racconti di ogni anno, ma i racconti di Camilleri me la fanno gustare, tra virgolette, questa Sicilia, non la Sicilia probabilmente degli alberghi, degli hotel o delle grandi città, ma questa Sicilia interna. Cannatello era terra mallitta, maledetta, qualsiasi cosa le si seminasse o le si piantasse non attecchiva. Davano breve respiro di verde solo macchie di saggina, di cocomerelli selvatici e di capperi. Era terreno di caccia, questo sì, e ogni tanto, da dare un cespuglio di saggina, schizzava velocissima qualche lepre. Arrivò che era quasi l'ora di mangiare. Il profumo dei 12 cannoli giganti che aveva accattato inondava l'abitacolo e gli faceva smorcare l'appetito, cioè gli stuzzicava l'appetito. Vero, state notando queste parole, ecco, viene accolto quindi nella casa dove Taninè, la moglie di Nicolò Zito, questa volta ha preparato un pranzo coi fiocchi, poi lui ha portato anche i cannoli, è un pranzo davvero abbondante. E quindi lui dopo pranzo ha voglia di riposarsi un po', è abituato dopo pranzo a fare il sonnellino e poi dopo un pranzo del genere. E invece il figlio di Nicolò Zito, di Taninè, vuole giocare con lui a guardie e ladri e continua a disturbarlo e dice dai vieni giochiamo a guardie e ladri, abbiamo già fatto. Alla fine quindi lui fa il suo sonnellino, cioè si mettono d'accordo in questo modo: tu mi lasci fare il pisolino dopo pranzo. Poi dopo, quando ho finito il pisolino, andiamo a giocare a guardie e ladri. Vanno a giocare a guardie e ladri, si avvicinano ad un casotto, una casa diroccata, in un luogo isolato, isolatissimo. Ovviamente il bambino si è nascosto, chissà dove si è nascosto, forse si è nascosto esattamente in quella casa, pensa il commissario Montalbano. Quindi entra dentro, perché lui fa, in questo gioco di guardie e ladri, fa la guardia, è commissario, giusto, lui fa la guardia e il figlio di Taninè, di Nicolò Zito, fa il ladro che deve scappare e non riesce a trovarlo, lui un po' appesantito anche dal pranzo, scappa un po' in giro, cerca, non lo trova, si avvicina a questa casupola diroccata e isolata e ha intuito, cioè pensa di aver intuito che il figlio si trovi esattamente lì dentro. E allora dice, andiamo alla riga precisa di questo, siamo intorno alla riga 112, il commissario Montalbano sono, conto sino a 3, se non vieni fuori sparo, 1. Un'ombra si mosse all'interno della casuzza e sotto gli occhi sbarracati del commissario spuntò un uomo, le mani in alto, non sparare sbirro. «Sei armato?» spiò Montalbano dominando la sorpresa. Dentro di sé Montalbano è sorpreso perché pensava di trovare il figlio di Taninè, di Nicolò Zito, perché stava giocando a guardie e ladri. Invece trova qualcun altro, qualcuno che si era nascosto lì in quella casa e che, avendo sentito questa voce imperiosa, era uscito pensando che l'avessero beccato. A questo punto Montalbano però non si tradisce e cerca di approfittare della situazione. Attenzione, Montalbano sta giocando con un bambino, non ha preso la pistola, non ha neanche la pistola,
La situazione è abbastanza complicata, Pagina 184. Sì, rispose Rommo e fece ad abbassare una mano per pigliare l'arma che teneva nella sacchetta destra della giacca. Il commissario s'adunò che era pericolosamente sformata. Lui, quell'uomo sì, ha una pistola e lui, il commissario, non ce l'ha la pistola. Non ti muovere o ti brucio. Non aveva la pistola. Ha fatto finta di averla sotto la tasca dei calzoni. Non ti muovere o ti brucio, intimò Montalbano tendendo minacciosamente l'indice. L'uomo rialzò il braccio. Aveva occhi di cane arraggiato, una riata di disperazione pronta a tutto, la barba lunga, il vestito stazzonato e lordo. Un uomo pericoloso, certo, ma che cavolo era? Vai avanti, verso quella casa. L'uomo si mosse con Montalbano da re. Arrivato allo spiazzo dove c'era posteggiata la sua macchina, il commissario vide sbucare da dietro l'auto Francesco, che tagliò la scena eccitatissimo. Il ragazzino si trovava dietro l'auto, non si era nascosto nella casetta. Arriva poi la moglie e la moglie minaccia questo uomo col fucile e alla fine lo ammanetteranno. Però ha passato 5 minuti, mica tanto, Montalbano? Altri video didattici su attuttascuola.it.